Sarà inaugurata a Modena sabato prossimo, 23 novembre 2013, alla Palazzina dei Giardini Ducali, la mostra fotografica curata da Silvia Ferrari intitolata Gabriele Basilico nella collezione della Galleria Civica di Modena. Le immagini del celebre artista milanese sono state presentate in anteprima nei giorni scorsi nel corso di un evento benefico organizzato dal Panathlon Modena, presieduto da Maria Carafoli. C'eravamo anche noi, può partire il servizio. Presentata in anteprima nel corso di una serata di beneficenza organizzata dal Panathron Club Modena alla Palazzina Vigarani, splendida costruzione seicentesca che si trova all'interno dei Giardini Ducali di Modena, la mostra fotografica intitolata Gabriele Basilico nella collezione della Galleria Civica di Modena, che sarà ufficialmente aperta al pubblico il prossimo 23 novembre. La mostra espone le istantanee del fotografo milanese, che ritraggono soprattutto alcune architetture di Modena, ma non solo. Questa mostra raccoglie quasi un centinaio di fotografie di proprietà della Galleria Civica di Modena che sono confluite nella nostra raccolta nel corso degli anni, soprattutto grazie a donazioni dello stesso Gabriele Basilico. Sono fotografie di Modena, sono fotografie del centro storico che risalgono agli anni 90, fotografie delle zone industriali dismesse che risalgono alla fine degli anni 90 e primi 2000, fotografie recentissime dell'anno scorso che invece indagano le nuove periferie. In più c'è una sezione molto particolare, un nucleo che si chiama Dancing in Emilia, che fu fatto da Basilico nel 78 e rappresenta ballerini e sale da ballo in tutta l'Emilia Romagna. È un unicum perché il soggetto principale è l'uomo, il ballerino in questo caso, le coppie di ballerini, le folle, il singolo, e Basilico dal 78 in poi, cioè chiusa questa esperienza, solo e soltanto fotografato architettura. La mostra inaugura sabato 23 e durerà fino al 26 di gennaio. Parallelamente alla mostra in Palazzina dei Giardini, nell'altra sede in Corso Canal Grande avremo una mostra che si chiama Macchine per abitare, disegni di architettura e fotografie di architettura di grandi fotografi internazionali e grandi architetti, sempre dalle raccolte della Galleria Civica. La serata, che ha visto la presenza di numerose autorità e di personaggi del mondo politico ed imprenditoriale modenese, è stata organizzata dall'infaticabile Maria Carafoli, che con questa iniziativa si è posta allo scopo di raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature sportive da donare al settore ginnastica della Polisportiva Pico di Mirandola. È stato fatto tanto a Mirandola in ambito sportivo, c'è ancora tanto da fare. La scorsa settimana è stata inaugurata la prima palestra del commissario Errani, vengono chiamate così per intenderci. Fra una ventina di giorni sarà inaugurata la seconda palestra. Le attività sono riprese a pieno regime. Le speranze sono quelle di poter riempire queste palestre con gli atleti di Mirandola, della Polisportiva Pico e delle altre polisportive del territorio. Sì, è un pezzo di normalità. Io considero la normalità come un obiettivo da raggiungere. Non sarà la normalità di prima del terremoto, perché purtroppo ci sarà un prima e un dopo il terremoto per tutti. La normalità è come un grande puzzle, con tanti pezzi. Lo sport è uno di questi pezzi, noi il nostro pezzettino ce l'abbiamo messo e quindi da questo punto di vista possiamo essere orgogliosi. L'attrezzatura è rimasta compromessa dal terremoto, una parte si trova ancora nella scuola dove eravamo prima del terremoto, una parte è stata salvata, però poi è stata, diciamo, logorata dall'anno che abbiamo passato nella struttura del tennis, che è una struttura poco idonea alla ginnastica artistica, dove c'erano infiltrazioni di acqua, per cui il materiale si è inevitabilmente compromesso. Quindi speriamo di poter ripristinare l'assetto normale con queste donazioni che speriamo di Speriamo sì. vadano insomma, a buon fine. Le atlete sono come noi della zona del terremoto, per cui raccontiamo loro la verità, cioè quello che è possibile fare lo facciamo, quello che si spera si possa fare dipende solo insomma, dalla fortuna, a volte da quello che capita, dalle occasioni. Questa è una bellissima occasione che appena sarà messa insomma, andrà a buon fine, potremo gioirne insieme tutte, insomma, spero una bella festa, ecco, con il materiale nuovo a nostra disposizione. All'iniziativa benefica ha aderito con entusiasmo anche il Rotary Club di Sassuolo, ma quali sono i motivi che hanno indotto il sodalizio sassolese a collaborare con il Panathlon Modena di Maria Carafoli? Per due motivi, inizialmente per l'importanza delle iniziative del Panathlon e del suo presidente, che vengono proposte annualmente. In seconda battuta, per l'importanza della mostra che ci vede questa sera, che è un evento di particolare pregio,
e sicuramente anche per l'iniziativa proposta dal Panathlon volta alla ricerca di contributi per la polisportiva Pico, il settore ginnastica artistica. Beh, è iniziato con una bella iniziativa con il Sassuolo Calcio lo scorso giugno, mese di giugno, allo Sporting Club di Sassuolo è stata predisposta una serata conviviale i cui proventi sono stati destinati al dottor Tonelli, che è un ricercatore presso Sant'Orso di Bologna, si occupa di una ricerca di un farmaco per i tumori cerebrali infantili. Prosegue con questi interventi e proseguirà anche il 26 di novembre, in quanto il Rotary Club di Sassuolo che presiedo, il Panathlon, il Rotary Club di Castelvetro, Terra dei Rangoni e il Rotaract di Sassuolo hanno organizzato una serata con Francesco Toldo, l'ex portiere di FC Internazionale e della Nazionale di Calcio, il quale verrà intervistato Leo Turrini, quindi una bella serata che avrà come fine quello solidaristico, in quanto in quella serata i fondi proventi stanziati dai club organizzatori verranno appunto destinati al dottor Tonelli di cui parlavo prima per la sua ricerca. Nel corso dell'incontro è pure stata premiata per i suoi meriti in campo sociale la stilista Anna Molinari, che fra l'altro è testimonial dell'Associazione Umberto Veronesi per la ricerca sul cancro. Abbiamo visto come il mondo della moda in particolare sia sensibile alle iniziative di solidarietà e iniziative sociali. È un'attività che la prende molto. Il rapporto con la beneficenza è una cosa che è nel mio DNA, quindi la beneficenza la faccio anche senza clamore, senza urli e grida, la faccio così, con tutti coloro che hanno bisogno, e ce ne sono tanti in questo momento, perciò cerco di essere vicino a tutti e dare a loro quello che serve in questo momento, che è abbastanza difficile per il nostro paese.